vogliamo puntare il tutto su quello che riguarda la formazione e l'informazione dei nostri associati, quindi chiaramente di tutta la categoria degli amministratori di condominio, perché generalmente questa situazione riguarda molto spesso alcuni contesti già esistenti per i quali si cerca in qualche modo di adeguare l'edificio e quindi molto spesso non si riesce a fare. Nel momento in cui si può adeguare il patrimonio già esistente in ambito orizzontale, quindi fino al punto di diramazione all'interno dell'edificio, quello che poi avverrà nell'ambito verticale è chiaro che rimane in testa al condominio. L'amministratore in effetti è l'anello di congiunzione tra quello che accadrà o che accade ancora per tutto ciò che riguarda un settore di innovazione, per tutto ciò che riguarda lì la possibilità di poter avere questioni legate direttamente al concetto del condominio, ma soprattutto ad avere la padronanza di gestire un edificio nel migliore dei modi possibili, quindi mettere noi nella condizione di poter conoscere soprattutto anche i vari aspetti economici, con la questione magari delle detrazioni fiscali piuttosto che altro, e avere naturalmente il punto di riferimento per poter ribadire ai condomini che ci sono possibilità grandissime dietro questo panorama tecnologico.